Leonardo Donna, onorevole, benvenuto, 5 Stelle. E buongiorno poi... e grazie. Grazie per l'invito. Onorevole Donna, lo Stato si deve svegliare per dare garanzie alle piccole imprese? Ma la Meloni, il governo Meloni si dovrebbe svegliare, perché io, guardate, ho sentito, diciamo, dei passaggi anche un po' preoccupanti, no? Cioè, decade un po' quella narrazione della Meloni che diceva che praticamente questa tassazione degli extra profitti resa facoltativa, perché di fatto è così, quindi lo Stato non ha incassato un euro, però sarebbe servita per far patrimonializzare le banche che avrebbero concesso più credito. Invece vediamo che questo non sta succedendo. La verità è che purtroppo, e lo sentiamo dalla voce degli imprenditori, di chi fa impresa in questo paese, non si riesce ad accedere al credito perché nel 2023 c'è stato un calo della concessione del credito al privato del 2,5%, questi sono dati ovviamente di Banca d'Italia, ma soprattutto c'è stato un disastro della Meloni sul tema dell'industria, un calo della produzione industriale di 11 mesi su 12 nel 2023, un meno 2,5% rispetto del totale rispetto al 2022. Davanti a questi numeri io veramente cade la maschera del governo Meloni, perché da un lato abbiamo le banche che grazie anche al governo non hanno pagato un euro di tassa degli extra profitti, dall'altro lato abbiamo milioni di famiglie italiane in difficoltà che non riescono ad arrivare Non riesco ad arrivare alla fine del mese, immagino. C'è un problema però insomma il concetto l'ha detto molto chiaramente, l'ha espresso l'onorevole Donna. Allora io volevo andare, perché voleva parlare, poi arrivo da lei da Donno. Onorevole Donna, insomma un bel quadro abbiamo fatto. Cioè, un quadro che va avanti da anni, ora non è che stiamo parlando di... Guardi, ho assistito insomma a un dibattito un po' surreale negli ultimi minuti tra le dichiarazioni di Gasparri, che evidentemente vive proprio nel mondo delle favole e non nella realtà, che invece è quella di quegli imprenditori che abbiamo ascoltato in collegamento. Cioè abbiamo da un lato le banche che fanno miliardi di extra profitti e la Meloni, e su questo voglio che venga precisato, ha detto che quei soldi sarebbero serviti alle banche per concedere più finanziamenti, più credito e anche alle famiglie. Vediamo invece che questo non corrisponde alla realtà, ma abbiamo un governo che non interviene, non fa nulla per aiutare le imprese e i cittadini italiani in difficoltà, dall'altro lato invece coccola le banche e tutela i poteri forti. Io vorrei ricordare solamente una cosa al senatore Gasparri. Ad agosto del 2023 il senatore Gasparri dichiarava che lo scopo della tassazione sugli extra profitti delle banche era che se hai guadagnato di più perché sono aumentati i tassi e non perché sei stato un bravo imprenditore, allora devi intervenire per condividere questi extra profitti per aiutare chi non ce la fa a pagare i mutui e per gli imprenditori che non riescono ad accedere al credito. Ecco, questa è una dichiarazione di Gasparri di agosto 2023. Oggi Gasparri ha cambiato idea. Non è una novità, e non è una novità nemmeno che Gasparri viva in una realtà parallela, perché se stai 30 anni, 40 anni in Parlamento e non a contatto con i cittadini e con i problemi degli imprenditori, è chiaro che poi i risultati sono questi. Allora, io sono indignato davanti a queste dichiarazioni e davanti a questa realtà distorta. Facciamo controbattere il senatore Gasparri. Venga con me in mezzo ai cittadini, come io faccio tutti i giorni, anche ieri e l'altro ieri. Sono stato in Abruzzo, dove lei vedrà, perderete le elezioni e le rivinceremo noi l'11 marzo. Lei, se mi invita in una trasmissione successiva. Guardi, io non sono qua per l'insulticidio degli ignoranti, quindi se posso parlare bene. Quindi venga insieme a me. Vabbè, ho capito, guardi, io glielo. Io non ho interrotto nessuno. Il teppismo televisivo. Allora io parlo su così non si sente. Facciamolo parlare. Guardi, lei intanto può controllare lo studio. Non è possibile. Cioè, può uno venire in televisione per sentire uno che ti parla sopra in sud. E lei c'ha l'audio. Io ti parlo sopra per non fare sentire. Che devo fare? Allora venite insieme a noi in mezzo ai cittadini, come ieri, come oggi se vuole 18 a Tivoli, ieri in Abruzzo, dove
tornerò, spero, vi racconteremo come i grillini perderanno anche in Abruzzo, dove si vota 12 marzo. Vabbè, ho capito, ma se un insulto è... Dopodiché, guardi, scusi, ma lei c'ha il controllo dello strumento televisivo. E non si può fare così. E certo, perché ci sono i microfoni, non è che uno può insultare, i microfoni sono aperti o chiusi. Guardi, ma lei non dà gli ordini a nessuno. Allora, i grillini che hanno distrutto l'Italia, aumentando la pressione fiscale, raccontando perché non avete tassato gli extra profitti? No, no, una alla volta. Guardi, io vorrei poter parlare, guardi, scusi, io gliel'avevo chiesto di poter parlare normalmente. Certo. Quindi. Allora, i grillini hanno aumentato la pressione fiscale, hanno fatto crescere la disoccupazione, hanno mentito sull'abolizione della povertà. La tassa sugli extra profitti è ancora vigente in questo paese e le banche possono... Quanto abbiamo incassato? Vabbè, ma scusi, si può fare la trasmissione? Lei è la conduttrice, mica io. Io vorrei sapere, guardi, non parlo, donno, donno, guardi, io non parlo, Gaspari, e sto zitto. Se no se la prende con me, per favore. No, e se uno deve però parlare, cioè, no, guardi, scusi, ma lo fa, scusi, ma lei pensa si può fare? Scusi, lo io fa, però, guardi, lo non mi dica, finire, non mi dica se che lo fa finire, riusciamo a poi no, dopo cominciare. Le ribatte. Io devo ancora cominciare. Però ecco, ma onorevole Donno, senza far polemica con Gaspari, ora vi do la parola a tutte e due, però forse la politica in questo caso, come diceva l'avvocato Cirillo, si potrebbe mettere insieme intorno al tavolo e vedere certi parametri. Senza dire la povertà, sì, gli extra profitti, cioè cercare a questo punto con dati alla mano, mettersi intorno al tavolo e trovare un accordo anche con le banche, perché non è che le banche, voglio dire, ci si può parlare, credo. Questo eh, si poteva fare. Ecco, questo si poteva guardi, dottoressa, allora, il tema è che la verità è che a questo governo, purtroppo, non frega nulla del futuro e della disperazione degli imprenditori e dei cittadini italiani. Abbiamo sentito anche queste ultime testimonianze di cittadini che non riescono a pagare i mutui, le rate dei mutui, per una rata arrivata ormai al doppio in alcuni casi. Allora, il punto è proprio questo, cioè è un governo che in questo anno, nel 2023, non ha fatto nulla contro il caro mutui, non ha fatto nulla contro il caro affitti, non ha fatto nulla contro il caro vita, che ha stritolato il Codacons, ci dice che il caro vita è costato quasi 2.000 euro a famiglia, una stangata di oltre 43 miliardi a famiglia. Non ha fatto nulla per le imprese, non fa nulla per permettere alle imprese e alle famiglie di accedere al credito. Io vorrei ricordare solo un dato. Rapidamente, sì. In Spagna la tassazione degli extra profitti delle banche, che il governo spagnolo ha avuto il coraggio di fare a differenza del governo italiano, ha prodotto un incasso per lo Stato di 3 miliardi e mezzo di euro. Questi soldi andranno ovviamente agli spagnoli in difficoltà. Gasparri, e capisco qui diciamo la necessità poi di offendere, perché poi davanti all'evidenza quando si è in difficoltà oltre, si offende, non ha risposto sulla tassazione degli extra profitti e non ci ha detto ancora quanto ha incassato lo Stato per aiutare gli imprenditori e i cittadini italiani che non riescono a pagare le rate dei mutui. Allora, gliela do io la risposta, perché Gasparri allora, non gliela darà. Lo Stato ha incassato zero. Domanda e risposta. Allora, Gasparri l'ha detto, quindi io prego, la prego. Gasparri si vergogni. La trasmissione è la sua, mica è la mia. Può chiedere scusa agli italiani. Basta, poi abbiamo tante domande, perdonatemi. Dico scusi, non è che uno può stare qui a sentire si vergogna. Allora, io parlo di cose serie perché non rispondo alle nullità. Allora, la tassazione è in vigore. No, torno al tavolo, mi siedo con gente. Quanto civile abbiamo incassato? Vabbè, allora, senta, io devo poter parlare o no? La tassazione è in vigore. No, facciamolo parlare, io posso anche non parlare. Per favore, poi dopodiché facciamolo, dice la RAI. Siamo ai titoli di coda. Quanto abbiamo incassato? Mica stiamo a Sanremo, favore, con le scarpe. Su. Vuole che parlo delle scarpe di Sanremo che la RAI non ha vigilato? Ma che dobbiamo fare? Posso parlare non del tema? Sì, posso, perché abbiamo una domanda, guardi, mi stanno facendo i gestacci. Sì, vorrei parlare senza prego essere interrotto. Sì. La tassazione è in vigore e si farà il bilancio alla fine dell'anno. Le banche potranno optare o aumento di capitale o pagamento della tassa, per cui lo vedremo alla fine, del 24. Alla fine dell'anno. Dopodiché noi dobbiamo intervenire sulla BCE che riduca i tassi dei mutui, dobbiamo far sì che la gente che col tasso variabile ha pagato zero di interesse sia informata, e le banche devono essere più attente e trasparenti. Dobbiamo vigilare sulle banche, non fare come la sinistra che col Monte dei Paschi di Siena lo fate? State al ha governo di evitare il teppismo grillino che ha distrutto l'Italia
e anche una conduzione, se mi consente, un po' più civile della trasmissione. No. Perché non si allora, può venire qui. Non si può parlare sopra, non si può parlare sopra. In questa trasmissione non l'abbiamo mai fatto. Della pubblicità rubata e di altre cose. Allora, noi difendiamo i risparmiatori, non difendiamo il teppismo comunicativo, non difendiamo la Casaleggio e i suoi introiti pubblicitari. Parleremo di altro. Voi siete stati la pagina più oscura della democrazia italiana, della consegna. Capisco il suo nervosismo. Io gliela guardi. Ringrazio i nostri ospiti.